Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ancor prima di scartarli. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché finalmente è giunto il day one di Bayonetta 3. E non solo questo capitolo conclusivo della trilogia sembra essere un signor giocone che ha collezionato votoni e su votoni in sede di recensione, ma in più la sua uscita è stata accompagnata da una Collector's Edition di tutto rispetto che prende il particolare nome di Trinity Masquerade. Se siete poracci da tanto tempo vi ricorderete che la Limited di Bayonetta 1 e 2 non mi piacque per nulla. Sul canale trovate l'unboxing che è ancora pubblico, ma siate clementi perché è stato uno dei miei primi video e diciamo che le cose sono cambiate, parecchio, e per fortuna. Considerando anche la storiaccia di Bayonetta 1 in edizione fisica, riuscirà questa Trinity Masquerade a riscattare una gestione non proprio virtuosa della trilogia su Switch? Prima di scoprirlo insieme, come al solito vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, inzittiamo! Poracci, non c'è che dire, il primo impatto è molto positivo. Continuo a non essere un fan della palette cromatica scelta per questo episodio, ci sono troppi colori scuri che cozzano un pochino tra di loro, ma la Trinity Masquerade risulta elegante nonostante tutto. Sul fronte Bayonetta riesce a catturare l'attenzione, anche se ci sono parecchie figure distribuite su tutta l'ampia superficie, mentre il retro ci ricorda che questo è l'attesissimo terzo capitolo, un logo su cui sbaviamo dal lontano 2017. C'è un dettaglio particolare, tra i vari sistemi di rating sul fronte risulta anche quello russo e, se non sbaglio, è la prima volta che incontro una dicitura del genere in una collection destinata al suolo europeo, e poi c'è un'accortezza che farà la felicità di tutti i collezionisti. A differenza della Limited di Xenoblade Chronicles 3, questa è sealed tramite due sigilli adesivi posti sui lati della confezione, un dettaglio purtroppo non scontato di questi tempi. Parliamo ora un attimo delle dimensioni. Sembra quasi un sogno essere passati a una roba del genere rispetto alla fetentissima Collectors di Bayonetta 1 e 2, considerato anche la disparità di trattamento che c'era stata con gli altri continenti, e speriamo che anche a livello di contenuti questa offra qualcosa in più degli stili. Se volete farvi un'idea di quanto è grande questa edizione, beh, il confronto con la Limited di Xenoblade torna parecchio utile. La Trinity si sviluppa in orizzontale e risulta meno alta di Xeno, ma se le orientiamo entrambe nella stessa direzione, Bayonetta risulta ancora più grande della già enorme Limited, e non vi nascondo che ho un certo hype per il suo contenuto. Quindi direi di non temporeggiare ulteriormente. Coltellino alla mano, rimuoviamo uno dei due sigilli e procediamo con l'unboxing. Ok, c'è qualcosa di particolare. A quanto pare la Steelbook rimarrà un'esclusiva delle prenotazioni della versione liscia tramite il My Nintendo Store, ma quei maledetti non mi avranno mai. Qui abbiamo, almeno per ora, la versione base di Bayonetta 3, ovviamente PAL multilingua, come avviene sempre per le Collector's PAL, e poi un misterioso scrigno di cartoncino. Prima di tutto una rapida occhiata alla custodia del gioco. All'interno, come da tradizione, non troviamo niente se non la cartuccia di gioco e un foglietto in francese che mette in guardia sull'epilessia. Curiosa la scelta di non fare una copertina reversibile, come è accaduto con Bayonetta 2. Qui, semplicemente, abbiamo il logo e il piede di Bayonetta. Sono sicuro che là fuori qualcuno sarà felice di questa scelta. E nello scrigno, invece, state molto attenti perché qui le cose iniziano a farsi non interessanti, ma strane. Abbiamo una custodia vuota con tre copertine libere, ognuna delle quali rappresenta un episodio della trilogia, con costina però nera, come accadeva per Labo, se non sbaglio. Anche qui è molto curiosa la scelta di replicare l'artwork dell'edizione standard di Bayonetta 3. Quando ci sono queste ripetizioni, per me si tratta sempre di un'occasione sprecata, ma in realtà, come andremo a vedere dopo, tutto questo ha un suo senso. Molto contorto, ma ce l'ha. Togliamo quindi il doppio fondo e diamo spazio all'immancabile artbook bello ciccioso che riprende pari pari l'impostazione di quello di Xenoblade, anche se con le dovute differenze. Copertina e
e retro di nuovo strizzano l'occhio agli amanti dei piedini con un artwork così scuro che è praticamente un buco nero. Se messa a confronto con l'artbook di Xeno c'è qualche pagina in meno, ma le dimensioni sono esattamente le stesse. La copertina mi sembra leggermente più rigida, ma potrebbe essere solo un'impressione. Un peccato però che la costina non segua l'impostazione vista in precedenza e l'assenza del logo Nintendo rende difficile un accostamento sullo scaffale, ma il vero difetto per me è un altro. Qui manca la sezione dedicata agli spoiler. Anzi, non c'è una vera introduzione se non questo disclaimer che molti neanche vedranno, dove viene proprio detto di sfogliare questo concept book a proprio rischio e pericolo perché zeppo di spoiler. Vi evito ovviamente spiacevoli scoperte, però avrei preferito di gran lunga che fosse adottata una soluzione come quella vista in precedenza. Bene, ma è tutto qui? Come Limited sembra un po' carente di contenuti, non trovate? Beh, state fermi perché la parte interessante e cervellotica deve ancora arrivare. Infatti, se notate, il fondo della Collectors è ritagliato in modo da poter far diventare uno stand il box stesso. Ma quindi cosa dobbiamo esporre? L'artbook? No, poracci, la risposta è un'altra. Va esposta tutta la trilogia di Bayonetta in un artwork composito che celebra la chiusura della trilogia. Ed ecco il vero senso della Trinity Masquerade, una sorta di espositore dei tre capitoli principali che tramite le tre copertine che abbiamo trovato prima mette in continuità tutta la serie su Switch. Adoro queste trovate celebrative, ma i conti non tornano e c'è un grandissimo problema di fondo. Abbiamo tre copertine e due custodie, cioè quella vuota dentro lo scrigno e quella del terzo capitolo. Per comporre l'artwork, che tra l'altro è un disegno unico che si estende su tutte e tre le copertine, abbiamo bisogno di una terza custodia da prendere possibilmente dal secondo capitolo di Bayonetta. Ma questo poi significa che ci rimarranno due copertine, quella base di Bayonetta 2 e quella di Bayonetta 3, svolazzanti. Senza contare poi che il primo episodio su cartuccia per ora non esiste. In Europa lo avranno preso in quattro gatti e quindi il primo terzo della composizione è per forza una scatola vuota. Ma sapete qual è l'insulto finale? Beh, che mi sono andato a vedere qualche altro unboxing e salta fuori che nelle versioni americane, e credo anche australiane e giapponesi, al posto dello scrigno di cartone ci sono già due custodie libere e la copertina di Bayonetta 3 è reversibile e mostra da una parte l'artwork classico e dall'altra l'illustrazione da esposizione, che arriva già composta, è lì. Quindi se si sceglie di mettere in mostra la Trinity Masquerade, le versioni non europee sono molto più intuitive e comode, perché forniscono tutte le custodie necessarie e non lasciano copertine svolazzanti da mettere chissà dove. Io sono veramente allibito da una scelta del genere, ve lo dico, si tratta di una collectors fighissima e l'idea alla base è straconvincente. Preferisco un'edizione celebrativa del genere con poche cose ma studiate bene, piuttosto che un contenitore di adesivi e altre sciocchezze varie che tanto nessuno sfrutterà mai. Però l'idea che ci sia stata rifilata la versione poraccia di questa Limited e che noi europei siamo stati trattati ancora una volta come l'ultima ruota del carro, un po' mi mette la depressione addosso. Quindi, giudizio finale. Sono molto combattuto. Da una parte questa Trinity Masquerade mi piace tantissimo e ci troviamo anni luce avanti rispetto a quello che abbiamo trovato con la Collectors di Bayonetta 1 e 2. Dall'altra però la cosa della custodia mancante e la non semplicità di composizione proprio non mi va giù. Se poi uniamo tutto questo all'impossibilità di avere la Steelbook, che a questo punto poteva essere inserita al posto della terza custodia mancante, e la pessima gestione dell'apertura del pre-order della versione fisica del primo Bayonetta, beh, il mio voto finale è Baio, ma non Baionissimo. E voi poracci, cosa ne pensate di questa Trinity Masquerade? Vi piace? Siete riusciti a comprarla? Come al solito vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere la vostra e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video, nuove emozioni, nuove sensazioni e basta. Mi sembra già abbastanza. Voi mi raccomando, nel frattempo fate bravi, riposatevi, ma soprattutto dormite soni tranquilli. Io sono il Poronetta, Baiochele. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Ma poi si dirà Masquerade, Masquerade, ma che ne so. Tanto, chissà quanti sfondoni ho detto e sarete tutti quanti pronti a correggermi nei commenti. Grazie mille, vi adoro.